28 agosto. Perché vi è stata concessa la grazia di soffrire? Filippesi 1:29. Soffrire con grazia. Abbiamo bisogno di una fede che abbia una tale consistenza da farci confidare in Dio, non solo nei momenti in cui tutto procede bene, ma che ci sostenga anche in quelli negativi. La Bibbia afferma: se poi doveste soffrire per la giustizia, beati voi. Non vi sgomenti la paura che voi incutono e non vi agitate, ma glorificate il Cristo come Signore nei vostri cuori. 1 Pietro 3 versi 14-15. Dio guarda oltre il nostro orizzonte. Noi, invece, possiamo vedere le cose solo con il senno di poi. Pertanto, che il cammino da percorrere si presenti burrascoso o tranquillo, il giusto atteggiamento è di adorazione, riconoscendo Cristo come Signore della nostra vita. L'epilogo del rapimento di Giuseppe fu strumento di salvezza per la sua famiglia e la fossa dei leoni portò Daniele a una posizione ufficiale. Cristo nacque in seguito a una gravidanza a sorpresa e ci redense grazie a un ingiusto assassinio. Credi a ciò che la Bibbia afferma, e cioè che nessun disastro, a ben guardare, è fatale? Giovanni Crisostomo, padre della Chiesa di lingua greca, ne era più che convinto. Egli fu arcivescovo di Costantinopoli dal 398 d.C. al 404 d.C. e molti lo seguirono per le sue eloquenti denunce contro la corruzione all'interno della Chiesa. Per due volte fu bandito dalle autorità ma, interpellato, rispose: che cosa posso temere, forse, la morte? Cristo è la mia vita e morire non sarà altro che un vantaggio. Forse l'esilio? La terra appartiene al Signore e tutto ciò che è in essa è suo. Per caso, la povertà? La verità è che non ci siamo portati nulla in questo mondo né potremmo portarcelo appresso. Perciò tutto ciò che può spaventare sulla terra è nulla agli occhi miei. Infatti io sorrido a ciò che di buono può esserci in essa. Non temo la povertà, non rimpiango le ricchezze e dalla morte non mi sottraggo. Questo atteggiamento significa soffrire con grazia. Richiedi la tua copia gratuita visitando lo store sul sito Parole di Vita.